ci si facevano pure i papili, panna cruciata, una cosa vietatissima. Perché chiamano uccelli di notte. E il tempo, noi il tempo lo passavamo pure così. Allora questa era come una tela di ragno, con un bastone, a mezzo, sta tela di ragno, c'era una cosa come una, rasura dell'arca, che ci si mettevano, si faceva una treccia di stracci, e bella lunga, si metteva qua dentro, questa così era, e questo era un coso pizzuto che si piantava a metà, c'è stava un tronchetto che ci andavano tutte queste cose per fare la tela del ragno, e lì ci si piantava, ci si mettevano questi papili e facevano un lume, di sopra bruciava e di sotto ogni tanto si tirava su piano piano, qui di qua ci si metteva un po' di fango, capito, per non va a trapassare il fuoco, e per lume dopo uno, per dire che questa fratta qua, no? Uno di sotto con questa, con questo apparecchio, uno di sopra con una, stanga, batteva nella siepe, e se c'era l'uccello scappava e andava addosso al lume. Lì c'era, il visco, in questa tela di ragno c'era tutto il visco, lo capiva, ne aveva appiccicato. Dopo andavi là, lo acchiappavi, non mettevi in tasca. Pure 100 pesi per notte. Quanti? 100, 100, 120, 70, 80, secondo. Ma prima, gli uccelli ce ne stavano tanti. Io adesso mi ci metto a pensare. Allora prima l'oliva si raccoglieva tutta, tutta. Non si lasciava un vago d'olivo. Si passava perfino a vago regaito, si dice. Vago regaito. E tu avevi raccolto, poi avevi raccapezzato per terra, poi qualche vago rimaneva sopra, no? Quando tirava il vento, faceva, quel vago cascava, quello ci si ripassava dopo, quando veniva sto temporale, e si raccoglieva tutta quanta. E gli uccelli ce ne stavano tantissimi. Tanti. Perché non è che eravamo... Noi ogni casale andava a fare sta caccia. Sta caccia che allora servivano pure per mangiare la carne, capito? Ogni casale faceva sta caccia, poi dal paese qualcuno. E di notte nelle siepi così, dove si metteva a dormire l'uccellino. E allora, poi solo quando era buio, quando c'era la luna questo non si poteva fare, quando c'era la luna non si faceva. E allora tutti questi uccelli che si chiappavano, e più chi chiappava e più ce ne stavano, e l'oliva non se ne sprecava un vago. Adesso l'oliva sta tutta sopra piante, se tu passi vedi i campi pieni d'oliva, e gli uccelli non ci stanno più.